la dottoressa Tardel che come al solito controlla con il suo aplomb la, immagino, delusione per questa sconfitta arrivata proprio all'ultimo minuto e forse anche all'ultimo secondo, direi, forse anche meritata. Tanta delusione, perché abbiamo fatto una bellissima prestazione, abbiamo fatto un gran colpo di testa con Cuco, credo che ci fosse il rigore su Orlando. Il Rimini è una squadra ben messa, fatta per vincere. Quello che dispiace è aver preso un gol all'ultimo minuto quando avevamo retto bene e avevamo anche giocato bene. Forse nel primo tempo è stato un po' meno, Mariele, perché nessun tiro in porta, solo difesa. Primo tempo direi molto bene, il secondo tempo ci siamo difesi un po' troppo, probabilmente dovevamo, quando è uscito il loro difensore centrale, provare a mettere Orlando un pochino prima, ecco, e provare a sfondare. Però devo dire, Fioretti è la prima partita intera che fa, Cuco ha dato il massimo, io sono contenta anche. Ci vuole un bel coraggio. Guarda, te lo dico francamente, è vero che abbiamo perso all'ultimo secondo, un gol imparabile, se segnava Cuco nel primo tempo forse la partita sarebbe cambiata. Quello che mi dispiace in fondo è solo una cosa, che paghiamo lo scotto di essere una matricola con un, l'avete visto tutti, un arbitraggio a senso unico. Parli soprattutto delle fallo su Orlando in area nel secondo tempo. Parlo di 5 ammonizioni, diciamo che non c'è stato lo stesso trattamento e paghiamo lo scotto di essere una matricola della Lega Pro, però non mi nascondo dietro a questo, abbiamo fatto bene, questa è una squadra ben fatta, ben messa. E abbiamo perso, punto, fine. Ma guardiamo avanti. Ecco, non voglio fare a te domande tecniche, però una te la devo fare. Giocare a 5 in difesa contro i Rimini ai più è sembrato eccessivo. Ma no, guarda, io credo che le scelte di Christian siano state giuste. Aveva scelto il 5 in difesa, che poteva diventare 3 allargandosi sulle ali e provando a sfondare sulle ali. Hanno giocato bene, credo che l'abbiano fatto bene nel primo tempo, un po' meno nel secondo e basta. Credo che non posso dire nulla dal punto di vista tecnico, secondo me abbiamo giocato bene, ripeto, noi siamo una squadra fatta per salvarci, loro sono una squadra importante, importantissima, e credo che fino all'ultimo abbiamo dimostrato che sappiamo stare in campo.